Bene, Francesco, io invece salto di palo in frasca. Sì. Il senso di giustizia. Se c'è un pazzo derelitto che la Chiesa Cattolica millanta e usa per costruire l'ingiustizia, è proprio il pazzo di Nazareth. Ebbene, il senso di giustizia degli uomini è talmente antico da perdersi fra le specie. Del giornale La Repubblica del 22 marzo 2007, tra gli scimpanzé l'origine dell'etica. Lo dimostra l'osservazione dei comportamenti sociali dei primati, così un saggio riapre la vecchia querelle fra biologia e filosofia. I biologi, l'uomo ha ereditato e perfezionato il senso di giustizia. Cosa significa questo? Significa che se noi rintracciamo quello che è il senso di giustizia in altre specie animali, non possiamo far derivare il senso di giustizia dalla ragione, tantomeno dalla religione. Cioè il senso di giustizia, che è il senso della rivalsa dell'uomo rispetto a ciò che offende la sua vita, è un senso che è radicato nell'uomo prima della nascita della ragione, come noi la intendiamo umana, perché esistono altre ragioni, e prima della religione, tantomeno della religione cattolica. Dunque il senso di giustizia appartiene alla psiche, alla biologia, alle emozioni umane. E come sapete, quando parliamo di dei, parliamo sempre di temi e di diche, perché sono due divinità, le divinità che attraversano tutti gli esseri della natura e che all'interno degli esseri della natura manifestano le esigenze di giustizia per ogni essere. Pertanto non esiste né quello che diceva Kant che fa derivare il senso di giustizia dalla ragione, e tantomeno quello che dicevano la follia cattolica che fa derivare il senso di giustizia dall'ordine del suo Dio. In realtà appartiene all'uomo, appartiene agli esseri della natura e al loro divenuto. L'articolo ve lo potete prendere perché è del giornale della Repubblica del 22 marzo 2007. Sì, a parte appunto che è poi fuorviante perché parla di etica, parla di morale, di Sì, conseguenza. è un po' da mettere a posto, in effetti. Sì, perché cioè, tra l'altro, secondo uno dice, la simpatia è una materia prima su cui si forma una morale più complessa. In realtà la simpatia è qualcos'altro, non si È forma. già una morale complessa la simpatia, Sì, cioè, perché. parlare morale ha una valenza nella nostra cultura ben specifica, di conseguenza Sì, è da giocarla, è. cioè è da metterci molte parole e da riempirla di significato, in Simpatia effetti. significa che esiste un sentimento, che esiste una capacità di comprendere l'altro e soprattutto simpatia implica che si accetta l'altro per quello che è, Esatto. non per quello che si vorrebbe, perché la morale implica in cui c'è un costume a cui si dovrebbe adeguare. Perciò appunto. Comunque tenete presente che il termine simpatia è il contrario di annientamento. Nel comportamento dei scimpanzé noi abbiamo che lo scimpanzé che vince tende a consolare lo sconfitto. Questo non avviene mai nel cristianesimo. Il cristianesimo quando vince annienta lo sconfitto perché lo sconfitto potrebbe chiedere la rivincita. Per cui nel cristianesimo esiste sempre l'annientamento, non Sì, beh, tu esiste. appunto parli di questa notizia appunto tra i scimpanzé e l'origine dell'etica, che in realtà è l'origine della giustizia, perché l'articolo parla della giustizia, e 2 giorni prima era uscita anche un'altra cosa, sempre che riguardava, diceva, scimpanzé, creativi a parole, nuove espressioni per avanzare richiesta all'uomo. Non so se l'avevi vista la No, notizia. era del Corriere, Sì, del allora, Corriere. non prendo il Corriere. Sì, ma vedi, è significativo il fatto che un animale, di fronte a un'altra specie o di fronte a un'altra realtà, comprende che questa altra entità, questo diverso da sé, chiamiamolo così, ha un modo di comunicare il suo particolare. E visto che questo diverso da sé non si prende l'obbligo di imparare il linguaggio dello scimpanzé intelligentemente dice: vabbè, io comincio a cercare di capire e di esprimere come si esprime lui. Allora, è possibile che di fronte a questa, che questa è una forma di intelligenza. No, è l'intelligenza questa. È un'intelligenza. Noi di fronte agli altri siamo sempre pronti a cercare di imporgli, parli di monotesi, di imporgli un qualcosa, di portargli una verità. Cioè, questi scimpanzé non fanno per comunicarci un profeta, una profezia, una religione, ma vogliono soltanto comunicare.
e vogliono comunicare, ma vogliono comunicare non per dirsi quello che loro rappresentano, ma per capire quello che noi gli diciamo e per poterci rispondere, cioè fanno instaurare il dialogo, la comunicazione, nella maniera più semplice. E ora, se uno scimpanzé può fare lo sforzo di cercare di comprendere un essere umano e di conseguenza cerca di comunicargli qualcosa, e nonostante che sia più disagiato di noi dal punto di vista fisico, cerca di trovarsi un linguaggio con cui comunicare, perché noi ci troviamo dopo 2000 anni a dover dibattere della follia del monoteismo che non si comunica niente? Siamo forse, i monoteisti sono più sciocchi e meno dotati di un scimpanzé. Siamo talmente scemi di non essere in grado nemmeno di capire il linguaggio dello scimpanzé. Lo scimpanzé è talmente intelligente da tentare di capire il nostro linguaggio, almeno sforzarsi di farlo. D'altronde ormai sappiamo che anche le formiche hanno un linguaggio, ma eravamo talmente folli, talmente pervasi dal monoteismo, che ci eravamo separati dalla natura e per milioni e milioni e milioni di anni eravamo con la natura, discutevamo con la natura, eravamo interazione con la natura. È arrivato anche la nostra ragione, poi è sconfinata nel monoteismo che ci ha separati dalla natura, cioè noi abbiamo perso la nostra relazione con il mondo, l'abbiamo buttata via. E l'operazione più grande per buttarla via è stato il pazzo di Nazareth e chi lo ha imposto ai bambini. Infatti è per questo che mi qualifico come guardiano dell'anticristo, perché la peggiore operazione di distruzione dell'umanità è stata fatta dal pazzo di Nazareth o dalla sua descrizione, sì, ecco, in pratica. Tenete conto che poi, tra l'altro, in questo articolo, appunto, che poi parli di scimpanzé creativi e parole, nuove espressioni per avanzare richiesta all'uomo, porta 6 esempi di come gli animali o altre specie vanno a comunicare. Ma questa forma di comunicazione è tutta quanta basata sull'osservazione, cioè sul fatto che la persona, invece di cercare quale ente metafisico o quale chissà quale Dio creatore, o di pensare a chissà quale verità rivelata o quale testo sacro, stanno ad osservare il mondo e lo osservano. Difatti, soltanto tramite la comprensione e l'osservazione del mondo non riusciamo a comprendere cose e andare a fondo. Benissimo, allora, se abbiamo esempi, soltanto in questo articolo ci dà 6 esempi di come gli animali comunicano, cercano di interagire con noi, perché noi dovremmo perdersi nel cercare se esiste una verità quando abbiamo di fronte una manifestazione che è concreta, che comunica qualcosa? E quando abbiamo l'esempio che si può comunicare in infiniti modi? Dimmi. No, va pure. E il problema è che noi abbiamo un criminale che è Ratzinger, che sta facendo una guerra contro il relativismo per imporre l'assolutismo delle sue affermazioni. Ma l'assolutismo delle sue affermazioni sono anche relative al fatto che gli scimpanzé non hanno intelligenza. Cioè, noi abbiamo questo demente di Ratzinger che sta tentando di rendere assoluta la sua verità, che vuol dire che dovremmo, secondo Ratzinger, credere che l'universo è stato creato 3.000 anni avanti Cristo o 5.000 anni avanti Cristo? Nel 4.004, ecco, avanti Cristo, il 23 ottobre. Cioè, noi dovremmo mettere a fondamento del nostro pensiero ste cazzate. Dovremmo pensare che i bambini li portano la cicogna fra un po', o che nascono sotto i cavoli, perché queste sono le verità assolute di Ratzinger. Dovremmo credere che gli asini volano, perché sono le verità assolute di Ratzinger. Dovremmo credere che esiste il macellaio di Sodoma e Gomorra che ha creato il mondo, perché è la verità assoluta di Ratzinger. Cioè, dovremmo credere a Babbo Natale, perché è la verità assoluta di Ratzinger. Dovremmo credere che il pazzo di Nazareth era venuto allora alla destra del Padre mentre le stelle cadevano sulla terra con grande potenza. Cioè, vi rendete conto a quante cazzate dobbiamo credere? E quando vi dico che dobbiamo credere a queste cose, non è perché lo dico io, ma perché nel catechismo della Chiesa Cattolica parla della Bibbia come verità assoluta. E se la Chiesa Cattolica dice che nel suo catechismo che la Bibbia è la verità assoluta, significa che voi dovete credere al pazzo di Nazareth, al macellaio di Sodoma e Gomorra, avete il diritto di massacrare i vostri figli, avete il diritto di ammazzare chi volete, avete il diritto di sbattere le teste dei bambini contro le pietre, avete il diritto di macellare l'umanità. Cioè,
vi rendete conto cosa sta facendo Ratzinger quando dice, parla contro il relativismo? Cioè, sta facendo una cosa veramente aberrante. Sì, ma vogliamo, diamo un esempio anche di certi comportamenti che dicono che vanno contro qualsiasi norma o qualsiasi legge. E molte volte si può giustamente non apprezzare o non scegliere o non accettare quello che la magistratura dice, o noi ne abbiamo l'esempio del Veneto, della dichiarazione sul discorso del TAR, sul crocifisso nelle aule scolastiche. Però cosa è successo? A Genova, tutti quanti sapranno, una notizia di dominio pubblico, una donna ha rapito un bambino affidato al padre. Il Corriere della Sera scrive: il giudice, il cardinale, il bambino conteso. Il biglietto di Bertone alla donna sparito con il figlio. Il magistrato risponde: infelice raccomandazione. Cioè, nel senso che questa donna, un tribunale, non possono non piacere i tribunali o la giustizia, però d'altronde, se esiste una struttura che ha l'autorità di stabilire, assegna questo bambino al genitore, al padre, la donna sparisce e il cardinale Bertone gli manda un bigliettino a questa donna. E giustamente il magistrato dice: infelice raccomandazione. Ma allora cosa significa? Qual è l'autorità che deve applicare le cose? Cioè, se esiste un qualcosa, una legge che deve essere rispettata, la legge può anche appunto non rientrare nei nostri desideri o non rientrare nel nostro profilo di visione del mondo, però all'interno di una società queste sono delle regole che vanno rispettate. Bene, di fronte a un magistrato dice il cardinale Bertone, dice questa donna ha fatto bene, e il magistrato dice è un'infelice raccomandazione. Allora cosa succederà? Ma perché un cardinale si va a impegnare così? Perché sicuramente lui ha in mente un'altra cosa, ha in mente un altro principio: la sottrazione dei minori, dei bambini, ai genitori che non vogliono portarli ad esempio al catechismo. Perché se il cardinale Bertone dice a un magistrato, dice che tu devi fare così, e tu non applichi questa sentenza, non applichi questa legge, e tu sottrai il bambino e lo porti via, e il cardinale dice hai fatto bene, questo principio lo possiamo portare anche da quell'altra parte. Perciò se si trova di fronte a una coppia di cristiani e una persona che non è non cristiana, e logicamente il tribunale o qualche autorità stabilisce che questo bambino deve essere libero di scegliere, no, sicuramente la Chiesa Cattolica dirà a prevalenza il fatto che sia sottomesso, che sia una pecorella nel gregge del Signore. E ricordiamo che questo principio non ce l'ha inventato lui, appartiene già col discorso del battesimo. Ricordate che per la Chiesa Cattolica il battesimo porta all'affievolirsi del potere dei genitori sui propri figli, perché a un certo punto, se i due genitori non vogliono educare il figlio ai principi cristiani, la Chiesa è autorizzata a sequestrarli, a portarli dove vuole per imporgli la religione, perché sono stati marchiati come gregge del Signore. E ricordate appunto, può sembrare lontano nel tempo questa cosa, ma il fatto che un cardinale si muova e dice ha fatto bene a sottrarre il bambino agli obblighi di legge, significa che se i genitori non faranno battezzare il bambino, o se l'hanno battezzato e non lo mandarlo al catechismo, la Chiesa, quando avrà un po' più di potere, quando avrà più potere il monoteismo, potrà sottrarvi i vostri figli. E questo è già un qualcosa che si comincia a fare introdurre, cioè il cardinale che va contro le regole di questo Stato. E questo è un piccolo avvertimento che bisogna saper comprendere, che bisogna saper appunto accettare e riconoscere, ed è anche un indicatore di qualità e di direzione in cui vogliono andare i monoteismi, quello di considerare le persone non come cittadini, individui o uomini, ma considerarli pecorelle all'interno di un gregge. E quando qualcuno si reputa il buon pastore, il gregge lo può portare dove vuole. Allora, qual è lo scontro che esiste nella società attuale? Ve l'abbiamo già detto e non mi stancherò di ripeterlo finché potrò. Da un lato ci sono le leggi, le norme che sanciscono la persona come un soggetto di diritto costituzionale. Dall'altro lato c'è la Chiesa Cattolica che impone a politici, a chi può, di trasformare le persone in bestiame del gregge privandoli dei diritti costituzionali. Da un lato ci sono le persone rabbiose che vedono i loro diritti costituzionali calpestati da istituzioni che dovrebbero garantirgli quei diritti costituzionali e non ritengono il loro dovere nel sancire quei diritti. Dall'altro lato ci sono delle persone all'interno delle istituzioni che, ossequienti alla Chiesa Cattolica, calpestano
i diritti costituzionali delle persone sottraendosi dal dovere di risponderne all'autorità giudiziaria, alla legge, alla Costituzione. Pertanto noi viviamo in una situazione estremamente conflittuale e a pagare in questa situazione conflittuale sono soltanto i piccoli uomini che chiedono la libertà che la Costituzione sancisce loro, anche perché la libertà che la Costituzione sancisce al singolo individuo è il diritto di esistenza delle istituzioni, perché se le istituzioni non sono ossequiose alla Costituzione della Repubblica, le istituzioni diventano automaticamente associazioni sovversive finalizzate alla destabilizzazione delle istituzioni, perché ciò che differenzia una istituzione da un'associazione criminale non è altro che la legge, e la legge può essere soltanto una legge fatta all'interno del dettato costituzionale. Se l'istituzione non garantisce in maniera precisa, in maniera ossequiosa, in maniera puntuale a quelli che sono i suoi doveri nei confronti dei cittadini, cessa di essere legittimata e diventa un'associazione per delinquere. Beh, questo è buona conferma. Dai. Vescovi, la West pensa di attaccare il Vaticano. Non mi risulta che l'Unione Europea abbia bombardato il Vaticano, anche se se succedesse non sarebbe dispiacere. No, mi dispiace per i marmi, Francesco. L'affondo di Mamberti, responsabile dei rapporti tra Santa Sede e Stati, ricevute una trentina di critiche dal Parlamento Europeo. Solo? Cioè, allora, cioè, non si parla di minacce, dichiarazioni di guerra, invasioni. Il fatto che il Parlamento europeo, che dovrebbe rappresentare i parlamentari europei, che rappresenterebbe tutti quanti, eletto tra l'altro con suffragio popolare e in maniera tra l'altro con il sistema proporzionale, vabbè che si parla di legge elettorale, diciamo chiaramente, perciò ha la massima rappresentazione perché c'è un sistema proporzionale. Non c'è un sistema maggioritario in cui c'è una maggioranza, no, c'è un sistema proporzionale, tra l'altro a livello europeo maggioritario. Bene o male rappresenta qualcuno. Rappresenterà questi europei, almeno l'Europa. Vabbè, avranno fatto fesso alle elezioni qualche cittadino, ma comunque hanno fatto elezioni. Cioè, rappresenta. E il Vaticano, che non ha partecipato a queste elezioni, il fatto che un Parlamento dica, faccia delle critiche al Vaticano, ora, i vescovi, la UE smette di attaccare il Vaticano, lo chiamano attacco. Ma scusa, se non si può neanche criticare, se non si può neanche dire questa visione non ci ma piace. Ha ragione la Chiesa Cattolica, Francesco, perché loro non sono stati là per mandato di Dio. Non è Dio che li ha mandati, li ha mandati la gente. E la gente è bestiame del gregge. Che diritto ha la gente di criticare loro che sono là per volontà di Dio? Francesco, che diritto ha la gente di criticare la volontà di Dio? Francesco, mettiti nella loro ottica. Siamo davanti alla follia pura. E allora, se una religione, perché consideriamo appunto essere una religione che rappresenta Dio, si impone ai nostri rappresentanti di dire che non possono neanche criticare, ma allora qual è il passo successivo? Che se compieranno violenza, se riaccenderanno i roghi, sarà una critica, e è inaccettabile che si vada a criticare o che la vittima si lamenti perché viene sacrificata alla follia criminale di un Gesù Cristo e di una Bibbia o di un testo sacro del monoteismo. No, perché anche le vittime devono essere contente di essere bruciate sul rogo per la salvezza della loro anima. Cioè, se il Vaticano, se i cristiani, perché bisogna sottolineare cristiani, perché questo comportamento di dire non devo essere criticato, ce l'ha Gesù Cristo, che è una figura criminale mostruosa, perché ricordiamo che Ratzinger non lo fa per sua follia personale, non la fa per sua iniziativa, Ratzinger lo fa perché è un devoto di quella figura criminale mostruosa di Gesù Cristo, e Gesù Cristo, il mostro, che non è mai esistito, ma che è raccontato, a cui le persone credono, perché il problema è appunto del Cristo nella sua esistenza, nel fatto che le persone credono in quel mostro, benissimo, porta a dire, fa, si possono rapire i cittadini, si possono bruciare le persone e i cristiani non devono essere criticati perché hanno ogni potere. Come avete visto, noi abbiamo utilizzato la rassegna stampa non di secoli, no, di oggi, di questi giorni. L'articolo più vecchio era del 20 marzo 2007, cioè io ho usato fino adesso articoli
Talvolta... Sì, io sono arrivato al 24, ma non sono tutto vecchi di miei. E abbiamo usato non il massimo della stampa, perché io ho usato il Corriere della Sera. Io ho usato la Repubblica, Francesco, il Gazzettino. Sì, per cui... sì, a parte il fatto di Conegliano era del Gazzettino, però... Cioè, allora, rendetevi conto, in 7 giorni quante dichiarazioni ne sono uscite, e non sono le dichiarazioni che facevano i papi nel Medioevo, sono dichiarazioni che i cristiani che rivendicano il loro potere in base alla figura cristiana di Cristo hanno fatto adesso. Bene, se queste sono le prospettive, se queste sono le dichiarazioni adesso, quali saranno le conseguenze? Meglio che ci mettiamo le mani nei capelli, perché la situazione non è incoraggiante, anche perché... Anche perché le mani nei capelli io e te, Claudio, ce ne possiamo mettere poche. Sì, eh? Vero. Beh, le mani me le posso mettere, i capelli in mezzo alle mani, se mai. Ma al di là di questo, il problema grosso che ci troviamo davanti a una classe politica dove non esiste più una critica, diciamo così, avversa al cristianesimo, perché sembra che tutti facciano a gara, chi più chi meno, a leccare un po' il deretano alla Chiesa Cattolica. Cioè, ho sentito alcune dichiarazioni di Rifondazione, ho sentito delle dichiarazioni dei DS, ho sentito delle dichiarazioni della Margherita, poi non ne parliamo, dell'UDC, dell'Udeur, di Alleanza Nazionale, di Forza Italia. Non so, sembra quasi che tutti sbavino davanti a questo delinquente di Ratzinger per riuscire ad avere dei voti che lui controllerebbe. E il problema veramente grosso è che si controlla una fetta di voti, ma una fetta di voti minimale rispetto alla popolazione, cioè si parla di un 10-15% forse che potrebbe seguire le loro indicazioni senza avere dei riscontri personali. Tutto il resto dell'elettorato ha dei riscontri soggettivi. E sinceramente, se voi calcolate che sono circa 3 milioni le persone che vivono in coppie di fatto, no, in questo momento, se calcolate che meno del 20% delle persone vanno in chiesa, voi vi state, siete davanti a una società che sta comunque cambiando in ogni caso. Cioè, mi dice 3 milioni di copie di fatto, mezzo milione di satanisti. Sì, vabbè, siamo la demenza pura, insomma, siamo veramente l'imbecillità, non so, nuove parole. No, siamo davanti veramente a una società che si sta modificando, e rincorrere assolutismi come quelli cattolici, io capisco che magari quelli di Rifondazione Comunista, adesso mi allaccio un po' alla sinistra in generale, che ha sempre avuto la fama di non essere molto allineata con i cattolici, non era vero, comunque non ha importanza. E quando questi qua, che effettivamente magari credevano che i loro partiti non fossero allineati con i cattolici, e che si sentono questo peso, questo pesantire quelle che sono le emozioni di libertà che devono essere comunque sacrificate ai cattolici, non è che gli piacciano molto la faccenda. Cioè, no, non so quanti voti dopo riusciranno comunque a tirare su. Sto parlando della sinistra, ma vale anche per una certa destra, tutto sommato, questo, perché questo asservimento così pesante alla Chiesa Cattolica intanto danneggia la società civile, e poi non so a un certo punto quanta importanza può avere nei comportamenti delle persone, perché fino a un paio d'anni fa, se ricordi, Francesco, un anno fa, era la struttura economica, bisognava risanare l'economia, no? E i giornali erano pieni di articoli: risaniamo l'economia questo, e là si beccavano, si scannavano sull'economia. Adesso il discorso dell'economia sembra quasi sparito, in secondo ordine, e diventano i problemi sociali invece in primo piano. E allora, se le persone mettono in primo piano questa loro esigenza, davvero questi partiti pensano di riprendere gli stessi voti di prima? Domanda, punto di domanda. Perché per esempio chi ha votato per Margherita non erano mica tutti cattolici. L'appesantimento di chi ha votato per la Margherita del cattolicesimo è avvenuto in questi 7 mesi. Ma prima, anche se già erano cattolici, perché Prodi era cattolico, già Rutelli era passato, c'era Marini, cioè anche se il peso cattolico era molto alto, ma chi ha votato per la Margherita in realtà la maggior parte non aveva un'idea effettivamente cattolica, o non questo cattolicesimo così pesante come sta venendo fuori adesso in ogni caso. Beh, possiamo ringraziare un comico? Dai. Crozza. Crozza.
che ha parlato di Giuliano Lapostata. Parlato di Giuliano Lapostata? Non so se tu... In televisione? Ah sì, quando è l'ultimo coso, l'ultimo Ballarò. Io ero in fonderia. Sì, ma comunque, siccome lui è partito da una dichiarazione del signor Hatzig in cui diceva che parlava dell'Europa, diceva l'Europa senza Cristo si concede la propria storia, dimenticando le sue radici, l'Unione rischia l'apostasia da se stessa. E Croce è andato appunto a recuperare cosa significa apostasia, che deriva appunto da Giuliano Imperatore. Ricordo che esisteva un imperatore che ha combattuto per la difesa del paganesimo. Perciò, come vedi, insomma, non tutto il panorama è così triste. Dice, diamo il via alle telefonate, visto che siamo... 049-700-700-049-700-838. Può sembrare strano, vedi, il fatto che anche in zone televisive o culturali in cui potrebbe essere lontano dalle cose, il qualcuno che vada a riscoprire Giuliano Lapostata. Ciao Claudio. Ciao. E ciao Francesco, complimenti molto, specialmente quando hai toccato l'argomento delle cosiddette scimmie, perché io mi sento purtroppo al di sotto di loro, non so perché, ma quando sento parlare il 98,5% del scimpanzé che ha i nostri geni, veramente mi viene a pensare. E addirittura il gorilla ha una gestazione di 8 mesi. E stranamente la mamma lo segue per 6 anni. Si direbbe l'età scolare nostra, no? Cosa dite? Sono stupidate comunque. Perché dobbiamo metterci in testa che questi episcopali dobbiamo lasciarli scopare in pace. Siete d'accordo o no? Per me, se rispetto alla legge, possono fare quello che vogliono dal punto di vista personale. Ma devono scopare in pace, però devono lasciare scopare anche gli altri, cosa dite? Quello devi fare. Insomma. Va bene, dai. Ma quando parliamo di scimmie, ragazzi, veramente io mi sento un essere inferiore, perché siamo gli ultimi arrivati, anche se quelli del clero non lo credono, ma siamo gli ultimi arrivati. No, il clero è l'ultimo arrivato. Grazie di ciao, essere. Bella. Ciao. Complimenti ancora, ciao. Ciao. Ah, vedi, è importante comprendere che in realtà noi non siamo al centro dell'universo. Sì, rapido, grazie. 2 minuti, Alessandro. Come di fatto, voglio parlare di come di fatto. Ci sono i vescovi, c'è una gran pagina nel giornale Vicenza, dovere morale. Bertinotti non è ortodosso russo, ma è cristiano, lui solo contro i vescovi poverini, perché non vanno mica contro il capo dello Stato, vanno contro Bertinotti loro. Poi riguardo delle cose di fatto, loro come possono parlare questi preti? Quando in realtà io sono stato in seminario e volevano che votassi per la sterilità tutta la vita, cioè mi volevano sfroccio. E io loro fin 40 anni sono attivi, poi 40 anni questi vecchioni di vescovi sono tutti froci come noi, no? Allora cosa significa? Significa che loro parlano per i giovani e vogliono che votano un frocio come loro. Come vanno a parlare? Bene, grazie. Ciao. Per la concisione e la rapidità con cui ha espresso il pronto? Liquidità. Ciao. Come bene? Bene, sì. Non abbiamo usato la brillantina e gli netti? Sì, infatti, non l'abbiamo mai usata. I netti in mezzo a me, sì. Io ho ancora un pochi di strigui qua. Insomma... che tu letto il Gazzettino prima, Francesco? Sì, quello di oggi che parlava del fatto di Conegliano. E tu hai visto la fotografia del Boggia? Sì. Quel scatto este che può fare, sì. Non fa peccato veramente. E se è così, E se è così chi va in Zenocchio in Cesa? E si mette in Zenocchio e guarda su e quel scatto este ha quel croce, veramente che ha fatto una foto. Che dice tutto questo qua? Ti faccio vedere a Claudio perché non l'aveva vista. Mamma mia! Sì, e poi hanno avuto il coraggio di dirgli che sono entrati anche dei bambini a manifestare per i Dico, no? Sì. I bastardi usano solo che bambini per aggredire le persone. Bambini, e poi in piazza anche San Pietro, in piazza bambini. Sì, è vergognoso, una cosa vergognosa. Sì, inocchiati con la pioggia, proprio, ma una roba vergognosa, sì. Una roba assurda, baciamenti di piedi, ma vaffanculo, maledetti. Sì. Dopo che se n'ha, aspetta, che se un altro che di mercoledì, che non so se non l'avete scocciato, passare mercoledì, a Bolzano, no, la chiesa delle parrocchie,
inchiesta numero uno. Casa, scout, biblioteca, perfino il teatro. La provincia paga pure 6 dipendenti per il centro giovani. Sì, 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 avevo però visto. Però in chiesa va solo il 14%, il prete responsabile della comunità. Io non mi spavento lì. Sì. No, beh, è logico. Sì, beh, nessuno che fa del male, chiaramente, però il 14% della popolazione è sul... La parrocchia è Morello, ma gli sposi scappano in comune. La sfida di Don Pier Giorgio nel regno delle nozze civili. Bolzano, proprio vero che siamo sempre, parte sempre dall'alto, beh, insomma. Dopo una ragazza si era buttata dalla finestra perché la chiamava, anche il maestro, dire la maestra, maschietto, sei un maschietto, un maschiaccio, roba così, sei. Era dai, finché si è buttata alla finestra, si era fatto niente. Dov'è questo? Catanzaro. Ma sul giornale di oggi? Sul Gazzettino, sì. Ah. Vabbè, sarà la prossima volta. Ma sua mamma ha detto, non lo sapevo io che avesse problemi. Cioè, non lo so, insomma. Sì, vivono qua a testa nelle nuvole, no? Cioè i figli sono solo bestiame da allevare, basta. Bestiame, veramente, se allevai il bestiame, adesso che sei il vaccino per il tumore all'ovaio, ah, sì, ecco, a 12 anni. E per la demenza imposta dalle parrocchie non c'è il vaccino, vero? Non c'è il vaccino, c'è il vaccino. E il vaccino, nel momento stesso che ti battezzano, fai il vaccino, no, che lascia la stelletta. Non so se ti ricordi che i vaccini che assava. Sì, sì, beh, c'è io, sì, dai. L'antivalorosa. Pari al battesimo, non va più via, a meno che non te fai un'incisione. Dopo una bella cosa, e anche il Prozac, che ha messo il Prozac. Ma sì, per i bambini, è un'altra minore a 8 anni. Un'altra cagata in mano. Non si è in grado di affrontare i problemi esistenziali e si riempiono di pastiglie ai ragazzini. Il Prozac c'è anche Ritalin, ne ha parlato anche Ritalin. Ritalin, ne ha parlato Luca anche ancora in radio di recente questa storia. Su Repubblica Salute parlano di Ritalin proprio. Si vede, cioè, c'è quella concezione che ogni comportamento sia un uomo è malato e deve entrare in campo medico. In realtà, significa che non c'è la capacità di educare e di essere attenti ai bambini. Esatto. Cioè, nel senso che proprio questo veramente dà una preoccupazione del futuro. Sì, ma, perché seguono i bambini come dei malati. Il Ritalin è un metilfenidato, è anfetamina, tu lì. È anfetamina, se è come si dice, uno che non sta fermo. Non... Ma guarda, io ho sentito una volta un'affermazione che è il caso negli Stati Uniti, ha detto che la violenza in certe scuole è salita del 30% soltanto cambiando l'alimentazione. Vabbè, le persone qua nel vento per fortuna hanno un radiogramma 5 che parla di alimentazione, appunto, ci vorrebbe una grande radiogramma 5 negli Stati Uniti che forse la cosa cambierebbe, insomma. Sì, appunto, ma il 95% è preso, assunto dagli Stati Uniti, è là che parte tutto l'idea del Food and Drug Administration, dopo l'ultimo Albea, l'altra sera sul telegiornale CMS, ho visto sui linee che passava sotto. In Groenlandia hanno trovato il più vecchio pezzo di terra mai trovato fin adesso, insomma, di 3 miliardi e 800 milioni. È un errore, non può esistere la terra, è stata creata soltanto. No, ma i dei matti, ho detto, ma non è possibile. È un errore, hanno visitato male, dai, la città. Sì, dai, l'ha creata Dio sta terra o... È 3.800, dai. Dai. Sì, hanno sbagliato con i zeri, sai, hanno fatto la conversione con l'euro sbagliata, dai. Sbagliata, dai, non è possibile, 3 miliardi e 800 milioni di euro, no. Quando l'ha creata Dio, se no, Telefoniamo subito e... Tra l'altro, sai, c'è un'altra notizia che, ad esempio, è passata sotto silenzio. Sai che c'è la famosa teoria della tettonica placca in cui ci sarebbe l'idea della Pangea, cioè dell'unica terra? Ah, sì. E ultimamente hanno scoperto un'anomalia grossissima nell'oceano, nell'oceano Atlantico, in cui metterebbe in crisi la teoria, ad esempio, della tettonica placche. Tutta la teoria della Pangea, che sarebbe anche assurdo, cioè il perché ci dovrebbe essere il pianeta Terra con tutte le terre vicine che poi si sono separate. Cioè, ma per quale motivo? E questa scoperta comincia a mettere in crisi la teoria della tettonica a placche. E dopo, dai, ti è fatto venire in mente
che ha fatto vedere su Madonna, con che c'è un programma che fa il sabato, Voyager. Voyager che ha fatto vedere i punti, che dice che in Montenegro che c'è una montagna, che dice che sotto che c'è una piramide. Sì, in Serbia anche. Serbia, sì. E infatti se devi scavare, che c'è delle strade, che c'è proprio delle... Sì, ma guarda che hanno fatto scoperte archeologiche che dimostrano l'antichità delle semi europee già moltissime volte. Sì. Cioè, proprio, ma anche in Germania sono trovate dei templi solari grandissimi e giganteschi. Giganteschi, è una roba veramente folle. Va bene. Ok. Ciao Ivano. Ciao Ivano. Francesco, sì. Trovare il libro. Sì, sì, ma ce l'ho qua. La luce oltre la porta, sì, ce l'ho qua proprio davanti. Perfetto. Grazie. Ciao. Ciao, ciao Ivano, ciao. Sì, è un libro che appunto è di Carlo Stroppa, La luce oltre la porta, Veie e Muse nel teatro dell'anima. Ciao, dimmi. Moretti e Vitale. Ciao, ciao. Ciao, dimmi. Senti, tu ti ricordi... Ma intanto permettimi di commentare il titolo del manifesto, l'hai visto oggi? No, non l'ho visto. Il manifesto ha messo la foto di una marea di cardinali e sotto con scritto talebani. Naturalmente è un titolo offensivo, ha detto qualcuno. Sono anche d'accordo, credo sia offensivo nei confronti dei talebani. Cosa vuoi che ti dica? È probabile, sai. E quello di Liberazione invece c'è scritto semplicemente, c'è una fotografia con dei cardinali anche qua, mo ci avete rotto. Beh, speriamo che effettivamente si siano rotti. Io volevo perché voglio essere presto per lasciare spazio. Sì, no, ma... Voi vi ricordate un paio di anni fa quando fu fatta una manifestazione da parte delle forze del centro-sinistra a favore delle scuole pubbliche, no? Sì. Si può che referendum... Che venne fatta l'accusa di avere strumentalizzato i bambini, di aver portato in piazza. Adesso vorrò vedere il famoso 12 maggio, quando faranno la loro manifestazione, se non porteranno i bambini. Tutto qua. Grazie Giuliano. Rifletta qualcuno. Ma speriamo che si riflette. Sì, è molto difficile. Ti sì. Saluto. Ciao, auguri, ciao, grazie, ciao. Bene, io chiuderei qui la trasmissione. Io Francesco. Ricordo due cose. Sì. L'8 per 1000, che visto che siamo in fase di cazzone di reti, data allo Stato, anche se lo Stato continua a sgonfiarlo. E più dopo ricordo del 5 per 1000 che potreste anche aiutare la radio, nel senso rivolgetevi al nostro ex presidente Claudio Nalesso che vi può dare le dritte sul come aiutare la radio col 5 per 1000, perciò se avete occasione di sentirlo, di contattarlo, dite a Claudio Nalesso come posso aiutare la radio col 5 per 1000 e lui vi dà tutte le indicazioni utili. Vi saluto e ci sentiamo giovedì prossimo. Bene, io vi do appuntamento per le ore 19, parlerò del déjà vu, percezione extrasensoriale, e continuerò il discorso. Naturalmente adesso il discorso lo farò ogni 15 giorni, se tutto va bene. Ok? Bene, ciao a tutti. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.